Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche sotto l'ombrellone. Quello di oggi sarà un video ricchissimo perché andremo a fare una lista dei migliori giochi per Nintendo Switch da portarsi in vacanza. Siamo infatti alle porte di agosto e molti di voi sono già in ferie o stanno per andarci e ho pensato che questo potesse essere il momento perfetto per darvi qualche consiglio sui nomi che meglio si prestano per il gaming in portabilità durante l'estate. Il video mi raccomando guardatelo tutto perché oltre ai soliti nomi noti ho cercato di consigliare per lo più nomi non conosciutissimi dal grande pubblico e che magari vi siete persi per strada. Ovviamente se avete altri consigli del genere vi aspetto qua sotto nella sezione dei commenti per sapere con quali giochi passerete le vostre vacanze. Prima di iniziare però come al solito vi invito a smetterla di rilassarvi e a mettervi subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social, i link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Allora, molto probabilmente tantissimi tra di voi passeranno tutto quanto agosto e anche qualcosina in più su Xenoblade Chronicles 3. Ed è giusto così. Io sono uno di quelli che se deve investire decine, se non centinaia di ore su un JRPG, ormai è disposto a farlo solo su una console portatile e Nintendo Switch in questo è l'hardware perfetto. Tanto che è la console che mi ha riavvicinato al genere nonostante il pochissimo tempo che abbia per videogiocare. Però magari non tutti voi hanno intenzione di impegnarsi così a lungo su un singolo gioco. E quindi, seppur rimanendo nell'ambito dei GDR di stampo giapponese, ho due consigli atipici da darvi. Il primo è ovviamente il recentissimo Live Alive, e seppure per ora io non lo abbia preso, ve lo consiglio proprio per la sua particolare struttura che si sposa perfettamente con l'idea di gaming portatile. A differenza del classico JRPG, che è una trama mastodontica che va avanti all'infinito, la narrativa di Live Alive è spezzata in diverse storie che possono essere vissute singolarmente e senza un ordine preciso e solo alla fine convergono tutte quante in un epilogo corale. E la cosa interessante è che ognuno di questi archi narrativi può essere completato in una manciata di ore, per una durata complessiva intorno alle 20-30 ore totali. Aggiungeteci il fatto che di sicuro è un titolo che non avete giocato e che inoltre è un remake fatto come si deve tramite l'utilizzo dell'HD 2D, e direi che se siete appassionati del genere è il gioco perfetto per le vostre vacanze. Se cercate però sempre qualcosa di leggero e conservate un ottimo ricordo della serie di Paper Mario, vi consiglio caldamente Bug Fables. Se proprio non ce la fate a mangiare giù il combat system di Origami King, Bug Fables vi sembrerà un sogno ad occhi aperti. Non scherzo quando dico che è praticamente il seguito che non abbiamo mai avuto del portale millenario, solo che al posto di Mario e soci ci sono degli insetti. Divertente, colorato e di carta, Bug Fables per essere una produzione indie non ha nulla da invidiare ai capitoli più riusciti della serie di Paper Mario. Peccato però che il gioco sia solo in inglese. Se per voi la barriera linguistica risulta un ostacolo, purtroppo Bug Fables non posso proprio consigliarvelo. Se siete cresciuti negli anni 90, il genere di riferimento per le videogiocate estive non può essere che quello dei beat'em up a scorrimento. E anche se l'epoca delle sale giochi è ormai finita da un pezzo, fortunatamente il genere sta vivendo una seconda giovinezza. E il rappresentante più importante e recente non può che essere lui, Shredder's Revenge. Il titolo che va a ripescare uno dei brand cardine dell'esplosione dei beat'em up negli anni 90 e propone un'esperienza fantastica, densa di nostalgia ma mai per questo datata o inutilmente citazionista. Shredder's Revenge cattura lo spirito di quegli anni e, proprio come allora, finché dura l'avventura del nuovo gioco delle tartarughe ninja, è un continuo incedere frenetico a suon di pugni e fette di pizza. Si può giocare anche in multiplayer locale fino a 6 giocatori utilizzando i Joy-Con singoli. Il vero rischio è che potreste non prendere neanche 10 minuti di sole a forza di nerdare duro su questo gioco. E se poi vi appassionate al genere dei picchiaduro a scorrimento o siete dei vecchi nostalgici che vorrebbero tuffarsi di testa nuovamente in questo fantastico mondo, oltre ai soliti nomi noti come Scott Pilgrim, Castle Crashers, Streets of Rage 4 e via dicendo, purtroppo non posso ancora consigliarvi la Kawabanga Collection perché uscirà a fine agosto. Ma se siete in piena botta nostalgia, ripiegate sulla Capcom Beat'em Up Bundle, una collection di alcuni dei capisaldi dei picchiaduro a scorrimento targati Capcom. Attenzione perché ne esiste una versione fisica, ma è stata pubblicata solo in Giappone, sotto un altro nome, credo.
E passiamo ora a uno dei generi che amo più in assoluto, ovvero quello dei platform. Neanche ve li cito perché è praticamente inutile, se su Switch ancora non avete toccato i capisaldi come Mario, Kirby e Donkey Kong, vi devo dire due cose. A parte che non siamo più amici e non vi rivolgerò più la parola, lasciatevi dire che siete dei pazzi e che dovete recuperare immediatamente. In realtà però su Switch di titoli platform ce ne sono a bizzeffe. Scopriamo quelli meno conosciuti. Ormai vi avrò fatto anche una testa tanta consigliandovi sempre gli stessi nomi come Yooka-Laylee and Impossible Lair se cercate qualcosa di simile a Donkey Kong Country o A Hat in Time se volete giocare la risposta indie a Sua Maestà Super Mario Odyssey. Quindi vi butto giù due consigli altrettanto validi ma che ancora non ho mai avuto l'occasione di darvi. Il primo è la collection dei due Klonoa. L'ho finita la scorsa settimana o forse due settimane fa e sono fresco fresco di una delle più belle esperienze platforming dell'anno. Vi consiglio caldamente di riscoprire queste due gemme dimenticate perché sì, avranno un level design estremamente semplicistico e sì, si tratta di giochi molto brevi, in meno di 10 ore li porterete a termine entrambi, ma alla base c'è un fascino pazzesco che fa andare oltre gli evidenti difetti. Io poi mi sarei immaginato di trovare due titoli invecchiati male, e invece la formula su binari in 2.5D funziona alla grande ancora oggi, e devo dire che promuovo appieno la Fantasy Reverie Series, anche perché è il modo più semplice ad oggi per giocare a due capolavori del passato senza investire cifre folli. Si sarebbe potuto fare sicuramente di più a livello di contenuti extra, e per quanto riguarda l'aspetto celebrativo della collection, però io promuovo e consiglio caldamente questa raccolta. Wahoo! Altro consiglio platformoso è Demon Turf e questo secondo me lo conoscete proprio in pochi. Si tratta di un platform indie tridimensionale con un sistema di movimento pazzesco che ricorda tantissimo la libertà del moveset di Mario in Super Mario Odyssey. Lo stile grafico poi è completamente fuori di testa e mixa un'estetica low poly con degli sprite in 2D con un effetto che in parte ricorda Paper Mario ma che in realtà è qualcosa di unico che non troverete in nessun altro gioco. E a proposito di caratteristiche uniche, in Demon Turf non c'è neanche un sistema di checkpoint interno ai livelli, ma il giocatore può piazzare liberamente tre bandiere in ogni stage per crearsi in autonomia i punti di ripristino. Non fatevi ingannare dall'estetica apparentemente a basso budget di Demon Turf, perché per me è stata una delle sorprese più gradite dell'ultimo anno. Come non adorare poi anche gli action adventure, una categoria così ampia che praticamente racchiude di tutto. Quindi ho pensato di darvi qualche consiglio adventure e qualche consiglio action. Parto prima dagli adventure perché vi consiglio in realtà due titoli di cui abbiamo già discusso in passato. Il primo è A Short Hike e sul serio, se devo pensare a un titolo calmo, rilassato e disimpegnato, ma allo stesso tempo che può catturarvi senza mai richiedere un vero sforzo, beh, questo è A Short Hike. Lo dice già il titolo, una breve, piccola avventura dal ritmo lento e rilassato che vi farà esplorare da cima a fondo un denso atollo su cui svetta un imponente formazione montuosa. Esplorazione, curiosità e libertà di movimento, a piedi e in volo, si fondono in questa piccola perla dal sapore nostalgico, ma che al tempo stesso è anche un tenero racconto di formazione. Molto più demenziale, giocoso ed estivo è invece The Tourist, che si configura sempre come un adventure classico, ma che integra al suo interno molti più elementi da puzzle game. La produzione di Shinen, dallo stile grafico particolarissimo, è mossa da quello che probabilmente è uno dei migliori game engine su Switch, sia per resa complessiva ma anche per ottimizzazione. Guardate che qui per me si sfiora il mezzo capolavoro e se non vi fidate della mia parola, c'è anche una demo scaricabile gratuitamente che vi farà provare le battute iniziali di The Tourist. Provatela e fatemi sapere cosa ne pensate. Se invece viriamo verso il lato action, vi consiglio Nobody Saves the World, altra perla indie uscita quest'anno, che per me rientra di diritto nella discussione dei GOTY 2022. Non a caso dietro al titolo ci sono i ragazzi di Drinkbox, gli stessi di Guacamelee. Questa volta però lo studio non si è cimentato in un Metroidvania, ma più che altro in un action GDR con dungeon generati proceduralmente che è praticamente la fiera del grinding, ma in senso positivo. Infatti il protagonista, che è una sorta di involucro vuoto, può trasformarsi in 18 forme diverse, che corrispondono ad altrettante classi, ma a parte qualche rara eccezione, non si tratta dei canonici personaggi a cui siamo abituati. Durante l'avventura si sbloccheranno trasformazioni come la tartaruga, l'uovo, il cavallo e via dicendo.
Nintendo. Un gioco completamente sopra le righe che però appaga continuamente il giocatore con un senso di progressione e personalizzazione costante che diventa pura assuefazione già dai primi minuti di gioco e non annoia mai, neanche un secondo. Una qualità rara se si considera una durata complessiva di ben 20 ore. Un numero abbastanza sopra la media dei titoli indie. Io l'ho scoperto grazie al Game Pass e se mai ne faranno una versione fisica non esiterò a recuperarlo anche su Switch. E chiudiamo poracci con il genere per eccellenza. I Cooking Simulator, no, i Metroidvania. Quest'anno niente Metroid, almeno per ora, ma ci sono comunque un paio di consigli che secondo me vi lasceranno a bocca aperta. Vorrei tanto partire da Fist, ma in realtà non ho ancora avuto occasione di provarlo, nonostante sia uscito da qualche settimana anche su Switch. Il gioco rimane super interessante, purtroppo però ho letto di una conversione non ottimizzata al meglio, con tempi di caricamento molto lunghi e qualche problemino di framerate e cali qualitativi in termini grafici. Quindi state in campana se la vostra piattaforma di riferimento è la Switch. Però a questo punto vi consiglio una vera bomba, dal titolo odioso. Record of Lodoss War, Gidlit in Wonder Labyrinth. Vi garantisco che dietro a un nome del genere si cela un Metroidvania da urlo. Gidlit si ispira palesemente a Symphony of the Night e dal capolavoro di Castlevania riprende tantissimo, risultando a tratti un po' troppo derivativo. Io però ne ho apprezzato in particolare due aspetti, oltre ovviamente alla grafica in pixel art. Il primo è l'inclusione di un sistema elementale dove colpi e debolezze sono rappresentati da due colori diversi, un'idea ripresa direttamente da Ikaruga che viene sfruttata in modo intelligente sia durante l'esplorazione che nelle fasi di combattimento. L'altro elemento sono le boss fight, degli incontri proprio coinvolgenti sia in termini di messa in scena che di gameplay vero e proprio. Alcuni pattern di attacco sono proprio tosti da memorizzare e la vittoria con ognuno di questi boss va sempre sudata, ma non è mai impossibile. Insomma, Gidlit per me è un'altra grandissima sorpresa di fine 2021 e inizio 2022. Tra i difetti ci metto una mappa molto ristretta e una longevità non proprio entusiasmante, due fattori però che lo possono rendere la scelta preferenziale per quest'estate. Altrimenti, se avete fame di Castlevania, investite 20 euro sulla Advance Collection per avere accesso a tre titoli GBA a un prezzo veramente conveniente. Qui abbiamo alcuni dei migliori esponenti di tutta la serie, tra cui spicca sicuramente Aria of Sorrow, un'ottima occasione per riscoprire tre capolavori del passato, sia se si è degli appassionati di Castlevania, sia se si è dei neofiti del genere che si approcciano a questa serie per la prima volta. Se invece siete in hype per Stray e volete fare gattari sotto l'ombrellone senza dovervi per forza portare una Steam Deck in spiaggia, non dimenticatevi che esiste Gato Roboto, divertentissimo, breve il giusto e a prezzo budget, il Metroidvania poraccio per eccellenza. E questo poraccio era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per sapere cosa ne pensate di questi suggerimenti e conoscere anche i vostri consigli. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video, voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto anche sotto l'ombrellone nerdate duro. Io sono il Poro Hot, Michele Hot, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! E se non vi fidate della mia parola, fate benissimo, timo.